Salute, bello mio. Come ti va? Ti sono mancata, eh? Desolatomi, cara, ma non sono qui per divertirmi. Devo parlare con Antonio. È urgente. Antonio! C'è qui Ezio! Ezio, va tutto bene? Carlo Grimaldi e i Barbarigo tramano con un tale chiamato lo Spagnolo. Intendono uccidere il Doge e sostituirlo con uno dei loro uomini. Avranno in mano Venezia e con essa la sua intera flotta. E poi il criminale sarà io. Allora mi aiuterai. Sono al tuo fianco, fratello. Assieme a tutti i miei uomini. E donne. Grazie, amici. Ma, Ezio, devo avvertirti. Non sarà facile stavolta. Il Palazzo Ducale è l'edificio più sorvegliato di tutta Venezia. Niente impenetrabile. È per questo che ci piace, Ezio. Vieni, diamo un'occhiata. Studieremo un piano. Dobbiamo esaminare il palazzo attentamente, da ogni angolatura. Potremmo trovare un'entrata. So che c'è un campanile dietro il palazzo. Oppure potremmo provare a salire sul retro della basilica. Hai qualche idea? La porta frontale è fuori discussione? Va bene, saputello. Proveremo anche la porta frontale. Marcelli dappertutto. E le mura sono impossibili da scalare da questa parte.
possedimenti esterni della Repubblica, verrà imposta una tassa su tutti i beni portuali di importazione. Quell'impalcatura si possa salire agevolmente sul tetto della basilica. Proviamo? Signore, datemi ascolto di grazia, o sarà la vostra ultima occasione. Come osate? Perdonate, chiedo venia, non intendevo offendervi, solo mi preme la vostra sicurezza. Ce la stavo godendo. Non c'è modo di passare la cancellata, ci sono guardie ovunque. Di nuovo. Bene, di qua. È impossibile. Bisognerebbe essere un uccello. Già, un uccello. E adesso dove vai? A trovare il mio amico Leonardo.